E Papa Bergoglio domani sarà sull'isola di Lampedusa, dove ci sono 112 migranti, ospiti del centro di accoglienza, tra questi 75 minori non accompagnati. Questi dunque i numeri alla vigilia dell'arrivo del pontefice. Papa Bergoglio incontrerà al molo Favaloro un gruppo di migranti, tra cui dicevamo molti minorenni che sono sbarcati nel nostro paese invece con accompagnatori. Oggi intanto sono stati trasferiti 117 migranti, al momento non sono previsti nuovi arrivi sull'isola di Lampedusa. E allora ci colleghiamo con il nostro inviato Matteo Parlato. Matteo. Buongiorno, qui a Lampedusa fervono i preparativi per l'arrivo di Papa Francesco. Sono appena uscito dalla conferenza stampa dove si è voluto spiegare qual è stata la genesi di questa visita, cioè la lettera che Don Stefano, il parroco di Lampedusa, ha inviato per il giornale Migrante, una lettera che evidentemente il Papa ha letto. Quali saranno i simboli? Perché il Papa avrà qui un pastorale e un calice che sono stati fatti da un falegname di Lampedusa, con il legno che viene dai barconi usati dai profughi per arrivare qui a Lampedusa. E soprattutto su quello che sarà il messaggio di questa visita, un messaggio che, diciamo, in estrema sintesi si può riassumere dicendo: se si vuole veramente cambiare bisogna partire dagli ultimi, quindi in questo caso proprio dai migranti. E è stato anche chiesto un invito, che è stato fatto evidentemente anche a noi giornalisti che eravamo lì, che seguivamo, proprio si spera che dopo questa visita, hanno letto i relatori, si smette di accoppiare la parola emergenza al flusso migratorio, e si è anche voluto ricordare quando noi italiani migravamo per andare in Argentina, per esempio, e poi da cui poi viene anche il Papa, o anche in paesi del nord Europa, e di quanto eravamo trattati male. Il fatto che ora noi abbiamo guadagnato una dignità internazionale non ci deve far scordare che anche queste persone che vengono in fuga dall'Africa, che sono in fuga dalla guerra, sono alla ricerca di una migliore dignità, di una migliore qualità di vita, sono pur sempre persone. E l'intervento si è concluso ricordando che spesso, troppo spesso, questa questione e immigrazione, queste questioni del flusso, viene trattato come una statistica, e come ha detto il Vescovo di Agrigento, queste non sono statistiche, queste sono persone e come tali vanno trattate. Ecco, Matteo, c'erano anche le parole del sindaco in tutta l'isola, che ribadiva appunto che questa visita così attesa squarcerà il silenzio, ha detto, sui morti, appunto, che sui migranti che cercavano di arrivare a Lampedusa e che invece sono morti, e sono, come sappiamo, tantissimi. Certamente, è stato proprio detto, il Mediterraneo è stato chiamato cimitero liquido, e sicuramente il numero dei morti è molto grande, noi non sapremo mai quanti sono. E proprio per ricordare loro vorrei ritornare sul fatto che il Papa da bordo della motovedetta della Capitaneria di Porto lancerà in mare una corona di fiori, proprio per ricordare quanti non sono riusciti nell'attraversata, quanti si sono persi qui nel Mediterraneo. E poi, arrivato qui al molo, sarà accolto sul molo, dove lui sbarcherà nel molo dove di solito normalmente vengono fatti sbarcare le persone che vengono salvate in mezzo al mare, e lui lì sbarcherà come, e lì troverà un gruppo di migranti che oggi sono al centro dei 112, saranno una cinquantina più o meno le persone che saranno lì al molo, e queste persone accoglieranno il Papa a terra. E poi alcuni di loro, sia cattolici che musulmani, ci sono molti eritrei che sono, che sono protestanti o ortodossi, seguiranno anche la messa che seguirà dopo che il Papa sarà sbarcato qui al molo, la messa che si tiene allo stadio. E vi assicuro comunque che mentre noi stiamo parlando, tutta l'isola sta lavorando per organizzarsi per questa cosa. C'è stata una vera invasione, non solo chiaramente di giornalisti, ma anche di personale tecnico. La RAI, ricordo, seguirà in diretta tutta questa visita. C'è la protezione civile, è arrivata poi l'apparato di sicurezza, che è più quello che non si vede ma quello che si vede. E domani sono attesi alcuni traghetti che vengono dalla Sicilia, che porteranno dei fedeli che vengono qui a assistere questa visita storica, la prima visita
di Papa Francesco da quando è salito sul soglio di San Pietro. Se non avete altre domande, da Lampedusa vi restituisco la linea. E allora sentiamo, Matteo, una delle testimonianze che tu hai raccolto sull'isola. Grazie, Matteo, parlato.